Io non capisco il motivo. Io onestamente non trovo un motivo per cui tra l'anno scorso e quest'anno siano usciti due prodotti legati a City Hunter. E così come negli ultimi 5 anni, perché il precedente era del 2019, siano usciti tre prodotti su City Hunter. Perché sono usciti due film animati, uno nel 2019 e uno nel 2021, 2024. No, 2023 è uscito a fine dell'anno scorso. Anche se non in Italia l'abbiamo visto nel 2024, e poi è uscito questo live action. E quindi ho detto, ma c'è una qualche ricorrenza? Cioè, quest'anno so che è il quarantennale di Kane il Guerriero, quindi cioè, gli anni sono più o meno quelli. Stai a vedere che è uscito esattamente nel 1984, e quindi è il quarantennale di City Hunter, oppure nel 83, quindi quarantennale era l'anno scorso quando hanno prodotto tutto. Stai a vedere, ecco, vado a vedere. City Hunter è del 1985, quindi dall'85 al 91. E quindi Tsukasa Joe ha prodotto questa serie manga su Shonen Jump. E praticamente l'anno prossimo è quarantennale, quindi dall'85. Quindi, com'è sta storia? Perché hanno fatto uscire così tanta roba quando City Hunter per una vita e mezzo non se l'è cagato nessuno, nemmeno di striscio? Perché comunque. Angel Heart ha avuto meno successo rispetto a City Hunter. Il live action di Angel Heart ce lo siamo visti praticamente in tre, perché c'è su Crunchyroll, l'abbiamo visto veramente in tre. Ma altrimenti era un po' che non uscivano prodotti televisivi, animati, su City Hunter. L'ultima serie di City Hunter è del 91, 93, la quarta stagione, quindi andiamo indietro di molti anni. Il problema qual è? È che intanto sono andato a spulciare. Sono andato a spulciare un po' di informazioni e ho scoperto che il 1983 in realtà è la prima apparizione di Ryo Saeba in quel del manga, in quel di Shonen Jump. Perché durante la serializzazione di Kansai, l'altro grande capolavoro di Tsukasa Ojo, nel 1983 e nel 1984, quindi esattamente in questo momento sarebbero 40 e 41 anni, e c'è stata la prima apparizione di Ryo Saeba, con due one shot, una sequenziale all'altra, una che si chiama City Hunter XYZ, l'altra City Hunter Double Edge, dove c'era Ryo Saeba come protagonista, dove c'era Kaori, non aveva un cognome, come assistente, e varie situazioni. Ok, quindi tecnicamente il 2023 è, unofficially, il quarantennale. Quindi l'anno scorso tecnicamente era il quarantennale. E allora si spiegano la produzione di un film animato che dovrebbe essere l'apertura della saga finale di City Hunter, quindi quella City Hunter Angel Dust che racconta l'avvio della parte finale della trama della serie, con tutti i vari collegamenti all'organizzazione che lo ha portato in Giappone. Dall'altra parte abbiamo il 25 aprile di quest'anno l'uscita del film live action, che sembra essere la trama di apertura di City Hunter e si collega esattamente con Angel Dust. Perché se da una parte è l'avviamento della parte finale, della chiusura della saga della Polvere d'Angelo, dall'altra parte è l'apertura di City Hunter con quelli che sono realmente i collegamenti con Angel Dust. Perché è esattamente quello. Hanno ripreso quel tipo di trama e l'hanno riportata. Ci sta. Poi ragazzi, capiamoci. City Hunter è un prodotto che può essere perfettamente trasposto a livello televisivo, perfettamente a livello cinematografico. Quindi, cioè, ragazzi, il fumetto era un perfetto bilanciamento tra adrenalina, action, drama, comedy. C'era il poliziesco, c'era romanticismo, grottesco, sensualità non a corte. Quindi, cioè, personaggi da grandissimi impatti scenici, un'efficacia clamorosa, le gag comiche che veramente fiorivano, il martellone di Kaori, che purtroppo c'è anche qua. Ma va bene. Quindi era perfetto per essere portato in
in salsa televisiva. E infatti abbiamo avuto 4 serie animate, di cui 2 doppiate in maniera orripilante, e spero che prima o poi qualcuno si metta la mano sul cuore nel portafoglio e decida di ridoppiarlo, perché è veramente uno scandalo che ci sia un doppiaggio dove Ryo Saeba venga chiamato Hunter e Kaori Makimura viene chiamata Creta Mancinelli. Perdonatemi, ma tutte le volte che li nomino in questa maniera e mi si ottura una vena, un'arteria a causa del colesterolo. E cioè, no raga, no. Quindi spero che qualcuno si metta la mano sul cuore e lo ridoppi prima o poi. City Hunter è perfettamente trasponibile in serie animata, in film e in film animato. L'abbiamo già visto. Diciamo che il film fino adesso aveva avuto 2 trasposizioni, una cinese del 96 con Ryo Saeba interpretato da Jackie Chan, ed è stato realmente un capolavoro del trash. C'è stata nel 2019 anche un'altra trasposizione live action francese, ma la lascio là, ok? E abbiamo questo live action. Che dire? Ha dei lati di luce e dei lati d'ombra, assolutamente. Ma prima di iniziare a parlare di questo live action, di andare a fondo su questo live action, se vi piacciono i nostri contenuti, raga, entrate, pollicione in alto, commentate, questo ci serve per lavorare sull'algoritmo di YouTube e permettere che più persone riescano a vedere questo video. Condividete, fatelo vedere ai vostri amici e ovviamente iscrivetevi se non siete iscritti e attivate la campanellina per vedere tutte le volte che esce un mio video segnalato proprio sul cellulare. E poi se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenermi, c'è sempre il super grazie, ci sono sempre gli abbonamenti. Andiamo avanti. Questo live action ha dei punti assolutamente positivi e dei punti totalmente negativi. Lati positivi. Ryo Saeba, il protagonista. Hanno beccato l'attore, lo hanno scritto bene, è un Ryo Saeba perfetto e ha una presenza scenica clamorosa. Tutti, e sottolineo, tutti gli ingredienti del manga e dell'anime sono stati trasposti in maniera eccezionale anche in questo film. Magari alleggerendo la componentistica sessuale e sensuale. Però c'è tutto. Chiaro, non potevano far vedere scene tipo Ryo Saeba vestito da cowboy con la testa di cavallo che gli spunta dai pantaloni e che sta in piedi esattamente perché lui è in erezione, non riesce a perdere l'erezione e la deve camuffare, quindi la camuffa con una testa di cavallo. Qua l'ha inserita la testa di cavallo, ma non l'hanno camuffata raccontando che è sotto Moccori. Però dall'altra parte ci sono alcuni lati, secondo me, assolutamente deludenti. Il primo, la scrittura dei comprimari. I comprimari sono assolutamente anonimi, a parte due figure, anzi una figura. Tutti gli altri sono totalmente anonimi. I cattivi sono funzionali alla trama e basta, e non sono accattivanti. Sono cattivi standard, poco iconici, e che di cui non ci si ricorda neanche per sbaglio. E ci sono alcune riprese che veramente sembrano uscite dagli occhi del cuore. Cioè, ci sono alcune riprese che sembrano una fiction italiana brutta. Certe altre che sono molto fighe. Devo dire che ci sono alcune scene riprese assolutamente dal manga che richiamano quello che sono alcuni riquadri, alcune vignette del manga che sono state trasposte in maniera magistrale, ma in certe altre veramente sembra di... cioè, hanno fatto delle riprese che sono bruttissime in alcune scene. E poi c'è la protagonista vera, Shinjuku. Qua è realmente la protagonista vera, cioè Shinjuku si vede, l'ambientazione è quella, tutto quello che avviene in una Shinjuku moderna, laddove la Shinjuku della serie animata e della serie fumettistica era la Shinjuku di 40 anni fa. Allora, come oggi, perfetta.
nettamente visibile, leggibile, comprensibile da tutti. Mi ricordo ancora quando un mio amico mi disse: sono andato in Giappone per la prima volta a metà degli anni 90. Mi sono ritrovato perfettamente a vedere le location di City Hunter. Ed erano esattamente come le avevo lette nel fumetto. Ecco. Qua è la stessa cosa. Qua è gioco facile, perché hai davanti le riprese dirette, quindi no problem. Veniamo un attimo ad andare più profondo di questo film. Sceneggiatura. Lo sceneggiatore è Tatsuro Mishima, coadiuvato dal grandissimo maestro Tsukasa Ojo, quindi ce n'è anche da dire. Quindi si vedono le mani del maestro e si vede che la trama è una trama scritta da lui, perché è bilanciata meravigliosamente, così come era bilanciata proprio la trama di City Hunter fumettistico. L'altro sceneggiatore, Tatsuro Mishima, è lo sceneggiatore che ha lavorato su altri due live action fumettistici proprio di Netflix. E sono i due live action più recenti legati proprio a produzioni giapponesi. Quindi Yu degli Spettri, quindi Zombie 100. Zombie 100 non era esattamente riuscitissimo. Yu degli Spettri in 5 episodi aveva fatto un lavoro magistrale togliendo quelle situazioni che potevano essere fraintendibili o poco gestibili a livello di live action. Per il resto, raga, questo City Hunter è stato veramente una trasposizione uno a uno di quello che è il classico fumettistico. Come vi dicevo prima, è una sceneggiatura che prende a piene mani dalla trama di Angel Dust e dall'inizio del fumetto. E ha un ottimo ritmo. Cioè, come scrittura, veramente un ritmo eccezionale, perché non è un ritmo che punta secco verso l'alto, ma è un ritmo che lavora in maniera sinusoidale. Si cresce fortissimo nei primi minuti, con scene action, scene di drama fortissime, poi, boom, di colpo si cala con la tensione e si va in una maniera un po' più leggera, si fa un po' di investigazione, si cerca di salire e si arriva a un picco magari più comedy, poi si torna a scendere e poi si torna a salire con un picco un po' più action e si torna a scendere e poi si torna a salire con un picco più adrenalinico, più eccessivo, più sboccato. Ecco, questo fumetto è esattamente un'altalena di emozioni, di picchi emotivi. Perché ovviamente se tu vuoi proporre un prodotto con sempre un range altissimo di emozioni, sarai piatto. Qua invece sa giocare bene proprio sulle onde. Ci sono esagerazioni, ci sono situazioni meravigliose, perché per esempio le coreografie dei combattimenti sono straordinarie per leggibilità, comprensibilità e anche per come vengono realizzate. Poi però sono anche esagerate, ma veramente esagerate, perché ci sono delle scene che sono figlie proprio del prodotto originale di City Hunter. Assolutamente. Poi, colonna sonora, ragazzi. Cioè, colonna sonora, quando è partito Footsteps in un momento di combattimento, boh. Anche se era un Footsteps in versione dubstep, eccezionale. Io adoro quella canzone, quindi non c'è poco da fare. Get Wild in chiusura, immancabile, assolutamente immancabile. Veniamo a quello che sono gli attori, perché la trama ci siamo, legata a Angel Dust, quello che è lo stile di sceneggiatura, colonna sonora ci siamo, è perfetta secondo me per questo tipo di film. Gli attori, e qua siamo su anche una piccola lieve nota dolente. L'attore che interpreta Ryo Saeba è perfetto, magistrale, perché ha una fisicità perfetta per il ruolo, cioè è un armadio di quasi 2 metri, e il range attoriale meraviglioso. Cioè, nello spazio di 5 minuti si passa dalla pura glacialità del personaggio di Ryo Saeba all'azione piena di emotività e di calore emotivo, a
alla gag slapstick sensualizzata e alla Ryo Saeba. Cioè, e passiamo con poker face da una parte e faccia da stupido, da coglionazzo alla City Hunter, alla Ryo Saeba, alla City Hunter classico, dall'altra. Quindi, meraviglioso. Masanobu Ando, che è l'attore che interpreta Hideyuki Makimura, nonostante duri tipo 10 minuti scarsi, ha un impatto sul film meraviglioso. È uno dei più anziani lì dentro come attori, però ha un impatto straordinario. Per presenza scenica, per pathos emotivo e tutto il resto, quindi niente da dire. Tutto quello che è il comparto femminile... Misato Morita come Kaori Makimura e io non l'ho vista pienamente in character. Cioè, mi ha dato l'impressione, sì, di essere Kaori e a livello emotivo, a livello attoriale, ma tutte le volte che la vedevo non vedevo Kaori a livello estetico. Mi dispiace. Stessa cosa per Fumino Kimura, l'attrice che interpreta Saeko Nogami. Se si toglie il nome Saeko Nogami e si mette il nome di Detective Biro, per dire una cosa a caso, Detective Pettine, stessa cosa, perché l'hanno scritta per essere una figura anonima nel fondale. Non è una figura presente, potente, minimamente presente. Cioè, è un già visto, ma non è la Saeko Nogami, donna sensuale e... investigatrice di altissimo profilo, donna che utilizza la propria sensualità per irretire Ryo Saeba e fargli fare quello che vuole lei. No, semplicemente è una persona di fondo che abbiamo, come abbiamo già visto in tanti altri film polizieschi. Cioè è il classico poliziotto che arriva tardi. Punto. Quindi non ha un ruolo diverso. È quello. Chiuso. Tutti gli altri, come vi dicevo prima, le figure di cattivo non sono fatte per rimanere. Sono fatte per essere funzionali alla trama. Quindi deve essere Ryo Saeba quello che svetta. Non ci può essere un cattivo che in un certo qual modo si equivalga a lui, anche per pathos e presenza scenica. Purtroppo... quello è uno dei grandi malus di City Hunter, cioè la presenza di cattivi non propriamente all'altezza della figura di Ryo Saeba. E vabbè, non tutte le ciambelle riescono col buco. Però ragazzi, è un prodotto che forse non è per tutti, sicuramente è un prodotto per appassionati. Quindi è un prodotto per chi ama City Hunter, per chi ama la serie animata, la serie fumettistica. Niente di più, niente di meno. Per gli altri sono un film godibile. Le citazioni si sprecano. Per il resto le citazioni si sprecano. Bene ragazzi, io vi saluto. Scrivetemi qua sotto nei commenti, mi raccomando il pollicione. E noi ci vediamo domani per un Ikken manga a prima vista tanto atteso, soprattutto da me. Ciao belli! E vabbè, la scena del cavallo che nel fumetto in realtà c'è dentro... c'è dentro l'altro cavallo barzotto di Ryo Saeba, non poteva essere trasposto con il senso che c'ha nel fumetto. Però c'è, è presente ed è fatto anche bene. E la gag del martellone c'è, è spiegata, è... ha senso, però vabbè, è fanservice quello. Però anche le pistolettate di Ryo Saeba, mamma mia, che figata di scene. Mamma mia, che spettacolo!